Ciao a tutti, ben ritrovato in questo nuovo episodio di Let's Play Shadow of Brimstone. I nostri eroi, dopo il loro ultimo Townstein, stanno adesso facendo una missione di esplorazione. Sono stati pagati da uno straniero che ha comprato questa miniera. Vuole sapere quanto è profonda la miniera e ci ricompenserà anche per eliminare eventuali mostri che la infestano. Questa missione funziona un po' diversamente dalle precedenti. Qui, ogni volta che liberiamo un segnalino esplorazione, c'è sempre... ogni volta che speriamo un segnalino esplorazione, tireremo un dado per ogni segnalino portale, e al tiro di 4 più ignoreremo quell'icona. Quindi c'è la possibilità che ci siano meno uscite in ogni stanza che esploriamo. In più, tutti i segnalini esplorazione, tutte le icone con segnalini esplorazione avranno una porta o un portale in meno, a nostra scelta. Ogni volta che incontriamo un vicolo cieco... ho fatto un errore nel setup di questa mappa. Questa mappa parte con un incrocio a T, che è considerato parte della prima... Sì, questa mappa comincia così, che è considerato parte del primo tile, sebbene si possano fare due scavenger separati. Allora, dicevo, quando troviamo un vicolo cieco tireremo un dado per vedere che cosa c'è, che cosa si nasconde nel vicolo cieco. L'obiettivo della missione è esplorare l'intera miniera, quindi dobbiamo trovare tutti i vicoli ciechi, non devono esserci più porte inesplorate. Bene, detto questo possiamo cominciare la nostra avventura. Ho dimenticato ancora una volta di riassegnare l'artefatto a Malopasso. Aspettate che lo cerco, perché l'avevo rimesso nella scatola, sperando di non perdere due ore. Al limite taglio il video, ovviamente ci vorranno due ore per trovarlo. Ok, l'ho trovato. Quindi mettiamo qui l'artefatto di Malopasso, il cappuccio del vuoto. Allora, cominciamo con il primo turno. Hold back the darkness, come sempre. Successo, ricordiamo che dobbiamo fare 7 o più. Molly agisce per prima, recupera un punto sanità e si muove di 2. 1 e 2, ho dimenticato di dare a tutti il segnalino grit di partenza. Importante soprattutto per Sanchez. Dopodiché Molly prova a fare uno scavenger nella prima stanza. Vediamo se trova qualcosa. No, fallisce. Seguita da Sanchez, che si muoverà di 4. 1, 2, 3, 4. Anche lui tenterà uno scavenge. Lui però trova qualcosa a differenza di Molly, il che gli fa guadagnare 10 punti esperienza. Ops. E mescoliamo questo mazzo. Peschiamo una carta. Vediamo che ha trovato. Oh, ha trovato 50 dollari. Fortunato. Mettiamo 50 dollari, li metterò qua. E usiamo il segnalino che indica che questa stanza è stata già depradata. Continuiamo con Malopasso, che si muove di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e si ferma qui. Cominciamo un nuovo turno, Hold Back the Darkness, doppio 4. Ottenere un doppio 4 significa che ci sono dei massi che accadono nella miniera, al nostro passaggio ogni eroe subisce un D6 di colpi che può schivare. Molly subisce due colpi che può schivare al 4 più e li schiva entrambi. Sanchez subisce 5 colpi che può schivare al 4 più. E li schiva tutti, wow. E infine
ma lo passo subisce 5 colpi e ne schiva 2, quindi subisce 3 ferite. Ma lo passo è l'unico che non è riuscito a schivare i macigni cadenti. Metterò qua le sue ferite. Come vi ho detto più volte nei video, mi è più facile raggiungere questa zona. A questo punto ma lo passo, subite le ferite, non è riuscito a schivare i massi perché è troppo difficile con la sua tunica, con la sua gonnella, muoversi rapidamente. Prova a curarsi col suo fight healing, quindi proviamo un test di fede, devo ottenere 5 più, fallisce, ma può usare un punto fede aggiuntivo per trasformare questo risultato in un 5, quindi si cura un punto ferita e ottiene 10 punti esperienza. A questo punto Molly si muove di 4, 1, 2, 3, 4 e decide di fare uno scavenger nel passaggio a T. E trova una carta scavenge. Vediamo di che cosa si tratta. Escoliamo. Stacchiamo e riveliamo questa carta. Oh! Ha trovato qualche cosa. Vediamo che cosa ho trovato. Dobbiamo tirare un D6 adesso. Abbiamo ottenuto un 3, quindi sarebbe una Darkstone, ma io quasi quasi spendo un punto grit nella speranza di ottenere di più di una Darkstone. Vediamo un po'. No, ho fatto 2, quindi ottengo una Darkstone. 10 punti esperienza e una Darkstone. Quindi Molly adesso possiede 4 Darkstone. Andiamo avanti. Sanchez si muove di 2 e quindi ottiene un punto grit. Si ferma qua in modo da permettere al prete di passare, usa i suoi 2 punti grit appena guadagnati per generare un segnalino dinamite. Devo mettere anche il segnalino di scavenge nel passaggio T. Il prete recupera i suoi punti fede e li usa subito per provare a curarsi. Vediamo se riesce. Fallisce, incredibile. Notate che gli resta un punto fede, ma non si può mai ripetere un sermone già fatto. E allora si muove di 4. 1, 2, 3 e 4. È sufficiente a esplorare che cosa si trova da questa parte. Prendiamo il mazzo delle carte della miniera. Escoriamolo un po'. Anche qui preferisco adesso mostrarvi sempre la carta pescata, più coinvolgente. Allora, spacchiamo il mazzo e prendiamo questa carta miniera. C'è un tunnel. Allora, eccoci qua. Ho spostato un pochettino il dungeon in modo da far entrare tutto nella telecamera. Immagino che sia impossibile far entrare tutto nella ripresa una volta che costruiamo tutto il dungeon. Comunque, piazziamo il nostro segnalino di ispirazione e che il dio di Brimstone ce la mandi buona. Speriamo di non dover ritirarci di nuovo al primo incontro. Scriviamo un pochettino i segnalini di esplorazione prima di... Ops! Avete visto il fondo, ma non li vogliamo mischiare. Facciamo così. Al solito spezziamo e mettiamo questo segnalino di esplorazione che possiamo rivelare subito, visto che siamo alla fine del turno. C'è un incontro, ovvero pescheremo una carta incontro. Questo segnalino ha 3 simboli porta e un simbolo indizio, quindi per le istruzioni della missione è come se ci fosse una porta in meno, quindi 2. Dobbiamo tirare un dado per ogni porta. Al risultato di 4 più non ci sono porte. Tiriamo 2 dadi, quindi. In realtà c'è una sola porta. Vediamo dove si trova. Si trova qui di fronte, quindi possiamo chiudere i passaggi ai lati di questa stanza e incrementare il segnalino della nostra posizione di 1. Vediamo di risolvere la carta incontro. Peschiamo la carta incontro, eccola qua. Allora,
Wow, Stolen Arsenal. La lascio un po' qui così potete leggere. Ci sono un sacco di armi e munizioni. Quindi possiamo decidere. Probabilmente deve essere di qualcuno che pianifica di attaccare la città vicina. Possiamo decidere di distruggere. E quindi possiamo scartare due segnali di dinamite collettivamente per distruggere tutto. E in quel caso guadagnare 100 punti esperienza, ogni eroe è rimuovere di 3 punti corruzione. Oppure possiamo cercare qualcosa di valore. E mi piace di più. Proviamo a cercare qualcosa di valore. Ogni eroe può fare un test di scavenge. Per ogni 6 tirato prendi una carta loot. Invece di una carta scavenge. Per ogni 1 tirato invece becchi una trappola e ti fai di 6 ferite che ignorano la difesa. Ok. Allora, Molly ci siamo dimenticati di fargli recuperare il punto sanità e lo facciamo. Tiriamo. Allora, Molly tira sui 3 dadi. Questo è in bilico. E non trova niente. Sanchez tira sui 3 dadi. E trova una carta loot. E Malopasso tira sui 3 dadi. E trova una carta loot. Quindi, tutti tranne Molly fanno 20 punti esperienza, quindi 20 punti esperienza a Sanchez, 20 a Malopasso, li metto qua. E vediamo che carta loot ha trovato Sanchez. Cominciamo da Sanchez che ha trovato un D6 per 50 ori, vediamo quanti. 50 ori. Quindi passa 100 ori trovati. Vediamo che carta invece ha trovato Malopasso. Malopasso, prendiamo questa carta, una Darkstone. Bene, l'unica sfigata che non ha trovato niente Molly. Pazienza. E con questa... Ciao ragazzi, scusatemi se vedete questo cambio di scena immediato che attaccherò a dove si è interrotto il video prima, ma praticamente mi è arrivata una chiamata di Skype che ha interrotto la registrazione e non me ne sono accorto. Quindi sono andato avanti, ma quello che è successo rispetto alla stanza precedente è che abbiamo trovato un passaggio a X, abbiamo continuato a esplorare, in tutto... Sanchez ha trovato... non mi ricordo chi, ma o Sanchez o... o Sanchez o Malopasso, no, sì, Malopasso mi sembra ha trovato 50 dollari facendo scavenge. Ho aggiunto una Darkstone a Molly perché mi ero dimenticato del suo piccone che le fa guadagnare una Darkstone in più. Gliene aggiungo un'altra subito perché ricordiamo che la sua classe le fa guadagnare doppio di Darkstone e soldi dalle carte loot, eccetera. Abbiamo incontrato questa nuova stanza in cui siamo stati presi d'assalto da dei ranghi del vuoto. I ranghi del vuoto, metto la scheda qui, sono molto veloci, hanno iniziativa 6, in questo caso, visto che arrivano in agguato, hanno addirittura iniziativa 8, ma non sono difficili da battere perché hanno solo 3 punti ferita. Non sono un crack, diciamo che la loro forza è nel numero. In questo momento ogni eroe è circondato da 4 ranghi, quindi... diamo inizio a questo combattimento. Vi dico anche che Malopasso ha tentato prima all'inizio del combattimento di lanciarsi uno scudo della luce, ma ha fallito come sempre. Non è proprio un bravo samaritano, è più un guerriero col suo shotgun. Quindi facciamo un test di Hold Back the Darkness, che riesce per fortuna, e cominciamo con i ragni che attaccano Molly. Ogni ragno ha 2 attacchi, quindi dato che ogni eroe ha 8 ragni addosso, ogni eroe subirà 8 attacchi. Dunque, Molly, questi ranghi colpiscono al 4+. Molly subisce ben 7 colpi, che può provare a schivare al 4+. Ricordiamo che Molly ha una ferita. Dunque, Molly ne schiva 3 e spende un punto grit per provare a schivare questi altri 4 che ha fallito. Altrimenti ci lascia di già. Ne schiva 2, quindi subisce 4 ferite che la portano a 5 ferite perse su 8. Bisogna fare qualcosa per i punti ferita di Molly, sono troppo pochi. Andiamo a Sanchez. Sanchez subisce 8 attacchi.
viene colpito 5 volte, lui può difendersi al 4 più, si difende 2 volte, quindi subisce 3 punti ferita, che metteremo qui. Ma lo passo viene colpito 5 volte e prova a schivare i colpi, lui li può schivare al 5 o più, ne schiva 2, spende un punto grit per provare, anzi no, 3 punti ferite, 3 ferite le può prendere, meglio tenere grit per provare a utilizzare i suoi poteri. Va bene, subisce 3 ferite e finalmente tocca a noi. Allora Molly per prima recupera un punto ferita. Quindi mettiamo le 4 ferite qua. Fa un test di movimento, ottiene 5, ma non ha intenzione di muoversi perché vuole attaccare in corpo a corpo questi ragni. Ha un tiro per colpire in corpo a corpo di 4 più e 2 attacchi. Uno di base più uno per il piccone. Colpisce 2 volte e uno in critico, ma i ragni hanno difesa 0, quindi non importa in realtà. Causa un di 6 ferite. Il primo ragno ne subisce 5 e muore, il secondo ragno ne subisce una sola e quindi resta in vita. Quindi un ragno ci lascia e Molly fa 10 punti esperienza e quest'altro ragno si fa una ferita. Tocca a Sanchez che fa il suo test di movimento, fa un 2, quindi ottiene un punto crit. Dunque, Sanchez prova a dare una mano al prete, magari. No, ma mi sembra uno spreco usare la dinamite su questi ragni. No, Sanchez li attacca in corpo a corpo, quelli attorno a lui. Prova a colpire, colpisce una volta, può ripetere un tiro grazie ai suoi occhiali, ma colpisce una volta sola e causa 6 ferite sufficienti a uccidere un ragno. Quindi Sanchez va... 10 punti esperienza. Tocca al prete che recupera i suoi punti fede, prova a curarsi, ci riesce, spende 2 punti fede per curarsi 2 punti ferita e ottiene 10 punti esperienza, quindi ne ha 100 in questo momento. Dopodiché prova ad attaccare con il suo shotgun, tira per colpire, colpisce con un colpo critico e causa 6 danni che sono sufficienti a uccidere un ragno. Anche lui fa 10 punti esperienza. È un nuovo turno, tiriamo Hold Back Darkness, fallisce, quindi pescheremo una carta Darkness e i suoi effetti saranno immediati. Vediamo che succede. Laying in Wait. Laying in Wait. Proviamo, leggiamola. Allora, mettiamolo a fuoco. Dunque, c'è un po' di tensione nell'aria. Sanno che sei qui, ci credo, ci stiamo combattendo. La prossima volta che gli eroi vengono attaccati, conta questo automaticamente come un attacco d'agguato. E tutti i nemici hanno più uno combat per il primo combattimento. Poi scarta questa carta. Quindi... non si attiverà adesso in questo combattimento, ma il prossimo combattimento sarà abbastanza ostico. Bene. Molly è iniziativa 6, che è uguale a quella dei nostri cari ragni. In questo caso comincia per prima. Normalmente non si comincerebbe per prima a fare iniziativa, ma tra le sue abilità c'è Quick, che la fa agire a pari iniziativa movimento. Allora, Molly prova nuovamente ad attaccare col suo piccone. Ha recuperato un punto ferita. Vediamo se prima tiriamo il movimento per vedere se ottiene un grit. Sì, ottiene un punto grit, ottimo. Molly prova ad attaccare, colpisce una volta, il grit se lo tiene e prova a colpire il ragno ferito e fa abbastanza ferite da ucciderlo, quindi fa 10 punti esperienza. A questo punto i ragni attaccano Molly, sono 4 attacchi su Molly.
viene colpito due volte, prova a difendersi. Questo è in bilico, si difende una volta, quindi subisce un punto ferita. I tre ragni su Sanchez provano ad attaccarlo, lo colpiscono quattro volte, Sanchez prova a difendersi al 4 più, Sanchez subisce due ferite, su 22 ne ha perse 5. I ragni su Malopasso fanno 6 attacchi, lo colpiscono 3 volte, Malopasso prova a schivare al 5 più, questo è in bilico, subisce 2 ferite. Tocca a Sanchez, proviamo il suo movimento, fa un 3, prova a disingaggiarsi. E per i ragni bisognerebbe fare un 4, quindi non ci riesce, allora decide di continuare ad attaccare in corpo a corpo a calci. Vediamo se colpisce. Fallisce, prova a ripetere un dado, colpisce di critico e causa 4 ferite, sufficienti a uccidere un altro ragno. Sanchez fa altri 10 punti esperienza e passa la palla a Malopasso, che recupera i suoi punti fede e prova a utilizzarli per curarsi. Ci riesce. Spende 2 punti fede, recupera 2 punti ferita e fa 10 punti esperienza. Dopodiché prova a sparare col suo shotgun, ma non colpisce. Ah, non ho tirato il suo movimento per vedere se faceva grit, ma tanto è al massimo. Infatti faceva un grit. No, non è al massimo, perché lui è un massimale di 3 adesso. Sbaglio, no, quello è Sanchez. E a questo punto spende un grit per provare a ripetere il suo colpo di shotgun, che non colpisce in ogni caso. Nel nuovo turno, Hold Back the Darkness riesce e Molly per prima tenta, recupera un punto ferita per la sua abilità giovane, prova ad attaccare col suo piccone i due ragni. Gli eroi sono proprio divisi in questo combattimento, però per fortuna questi ragni non sono niente di che. Non colpisce nemmeno una volta, quasi quasi spende il punto grit per tentare di colpire e ottiene lo stesso risultato, quindi fallisce. I ragni la attaccano, la colpiscono due volte, lei prova a schivare, schiva entrambe le volte. I ragni su Sanchez fanno lui 4 attacchi, lo colpiscono due volte, Sanchez prova a schivare, schiva un colpo, quindi subisce 2 ferite, va 7 ferite perse su 22. Malopasso subisce 6 attacchi, viene colpito 3 volte, prova a schivare, ne schiva 1, quindi Malopasso si fa 4 ferite, va 5 ferite perse su 12. Bene, procediamo, è un nuovo turno, Hold Back the Darkness, siamo lenti a uccidere proprio, che fallisce, Molly di nuovo per prima, prova a muoversi e fa 2 attacchi con il suo piccone, fa un critico e un colpo a vuoto, il critico causa 4 ferite sufficienti a uccidere un ragno. Molly fa altri 10 punti esperienza. Il ragno su Molly contrattacca. Ah, non aveva recuperato un punto ferita. La colpisce 2 volte. Molly prova a schivare. Ne schiva 1, quindi si fa 2 ferite su 8. I ragni su Sanchez lo attaccano. Mi dispiace che sto praticamente tirando dadi in continuazione, ma questi nemici non sono molto entusiasmanti. Lo colpiscono una volta, Sanchez prova a schivare e ci riesce. I 6 attacchi su Malopasso, lo colpiscono 5 volte, lui prova a schivarli al 5 più, questo è rischioso, sta diventando rischioso per lui. Schiverebbe una volta, usa un punto grit per ritirare questi attacchi. Ah, meno male,
stato fortunato, subisce solo due ferite, ma lo passo un po' in pericolo. Quindi vediamo un po' che cosa combina, casomai potrebbe dover utilizzare una benda. Allora, Sanchez prova a muoversi, fa un 6, prova a disingaggiarsi, ci riesce e fa 1, 2, 3, si piazza a 4, a dare una mano a Malopasso facendo due attacchi. Non colpisce nessuna volta, ne ritira uno per i suoi occhiali, fa un critico che causa 6 danni, quindi uccide un ragno e fa 10 punti esperienza. Sanchez in aiuto del prete. Il prete prova a muoversi, fa 5, recupera i suoi punti fede e prova a curarsi. E fallisce. Ah, il punto critico non gliel'ho levato prima, l'aveva ritirato per la difesa. Purtroppo fallisce, prova a lanciarsi uno scudo della luce, che incredibilmente riesce. Quindi, fino al prossimo turno, armatura e armatura spirituale 5. E dopodiché prova ad attaccare col suo shotgun. Ma non colpisce. È un nuovo turno. Hold back the darkness. Riesce. Molly si attiva per prima. Movimento 5. Così quasi si sposta un po' qui. Lei non ha bisogno di chiedergli fuga. Quando si fa 1, 2, 3, 4. Sempre per andare incontro al prete. E prova a fare i suoi due attacchi lì. Recupera un punto ferita. Colpisce una volta e fa 4 ferite, uccidendo un ragno. Quindi fa altri 10 punti esperienza. Tocca i ragni, questo ragno ingaggia Molly e questo ragno ingaggia Sanchez. Il ragno su Molly la colpisce due volte, Molly prova a schivare e si fa ben 4 ferite, quindi a 7 su 8, è quasi morta. Questo per cercare di salvare il prete. Mettiamo qui le sue ferite. Sanchez subisce due colpi, viene colpito una volta, riesce a schivare, mentre il prete subisce 4 attacchi, viene colpito, questo è un bilico, viene colpito due volte, prova a schivare, subisce 4 ferite, quindi ha 11 ferite perse su... Ah, aspettate, ho subito 4 ferite, quindi può usare la sua armatura a 5 più. Per ogni ferita si tira un altro dado e ogni 5 più elimina una ferita, quindi in realtà ne subisce una in meno. Una in meno. È a 10 su 12, quindi direi che è il caso di usare le sue bende. Le utilizza per curarsi 4 punti ferita. Possiamo scartare il segnalino bende. E adesso che tocca a lui, recupera i punti fede e prova a curarsi. Ci riesce e recupera 2 punti ferita e fa 10 punti esperienza. E facciamo così, ne leviamo 90, questi sono 50, 60, 70, 80, 90, ne leviamo 90 e ne leviamo un segnalino da 100, quindi ne ha 130 da parte. Prova a muoversi. Fa 1, quindi recupera un punto grit, quasi quasi si tiene stretto per eventuali colpi, per eventuali difese, e prova a sparare col suo shotgun, che non colpisce. Ah. Ok, un altro turno. Hold back the darkness. Fallisce. Prendiamo un'altra carta, siamo veramente lenti come uccisione mostri qui. Purtroppo Molly non può usare gun. E quegli altri due sono... c'è una carenza di attacchi proprio in questo gruppo. Allora, vediamo la carta Darkness. Swarm of Rats. Si vede? Sì. Ogni eroe subisce 2 punti corruzione. Guadagna 20 punti esperienza
deve passare un test di agilità 4 più o scartare un segnalino sight bug della borsa laterale. E allora, quindi tutti gli eroi fanno 20 punti esperienza. Molly ne aveva 70, quindi va a 90. Ne do 50, io ne levo 30. Stessa cosa per Antonio e stessa cosa per Malopasso. Dopodiché ognuno di loro subisce 2 punti corruzione. Molly non ne resiste nessuno, quindi le diamo 2 segnalini di corruzione. Sanchez ne subisce uno solo, sta quasi per mutare, e Malopasso ne subisce 2. Mettiamoli qui. Scartiamo la carta Darkness e Molly si attiva, prova a muoversi, fa 5. 1, 2, 3 e 4, si piazza qui, sempre per aiutare il prete nonostante sia lei che sta morendo. Direi che è il caso di usare la sua... Vabbè, ha recuperato un punto ferita, ma comunque usa la sua Miner's Canteen, che una volta per avventura le fa recuperare 2 di 6 punti ferita o 2 di 6 punti sanità. Facciamo questa qua, recupera 4 punti ferita. Qua, su 2 di 6 solo 4, pazienza. Questo segnalino viola a indicare che l'abbiamo utilizzata e non vuole stare. Dai! Grazie. E prova a fare 2 attacchi. Colpisce una volta e causa una ferita che non è sufficiente a uccidere il ragno, purtroppo, su questo ragno qui. Tocca ai ragni, questo ragno si sposta per ingaggiare Molly, le fa 2 attacchi. Non la colpisce. Il ragno su Sanchez fa 2 attacchi a Sanchez. Lo colpisce una volta, lui prova a schivare, fallisce. Sanchez subisce altre 2 ferite. E quindi ne ha subite 9 su 22. E i 2 ragni su Malopasso lo attaccano. Lo colpiscono 2 volte, lui prova a schivare. E subisce 4 ferite. Va a 8 ferite perse. Sanchez prova a muoversi, fa un 4, dopodiché prova a scaricare i suoi 2 attacchi in corpo a corpo, colpisce 2 volte e direziona il primo colpo su questo ragno ferito, finendolo, e il secondo colpo sul ragno che sta attaccando Molly, uccidendolo. Sanchez fa 20 punti esperienza e passa la palla al nostro prete Malopasso, che prova subito a curarsi, ci riesce, recupera 2 punti ferita e fa 10 punti esperienza. Prente sta facendo punti esperienza curandosi e prova ad attaccare col suo fido, proprio tirando un movimento, ok. Prova ad attaccare col suo filo impreciso shotgun, colpisce per fortuna il ragno in fronte a lui e lo uccide, e meno male, e fa 10 punti, altri 10 punti esperienza. È un altro turno. Wow, questo combattimento vi starà veramente annoiando, sta annoiando anche me. Holdback Darkness ha successo, Molly si attiva per prima, fa un 6 per muoversi, recupera un punto sanità, resta qui dov'è e prova ad attaccare l'ultimo ragno. Lo colpisce una volta e gli fa una ferita che non è sufficiente a ucciderlo. Ah, che cavolo. Il ragno si attiva, attacca Sanchez, lo colpisce una volta, Sanchez prova a schivare e ci riesce. Tocca a Sanchez che prova a muoversi, fa un segnalino grit che consuma per preparare il suo terzo segnalino di dinamite. Complimenti Sanchez, anche se avrei bisogno di un po' di cure. E prova i suoi 2 attacchi in corpo a corpo.
colpisce una volta, può ripetere un tiro per colpire, colpisce due volte e finisce il ragno. Quindi complessivamente Sanchez fa 30 punti esperienza, 10 per il ragno e 20 per la carta loot che andiamo a pescare adesso. Molly ne fa 20 e Malopasso ne fa altri 20, quindi leviamo questi e mettiamo questi a 200 punti esperienza e recuperiamo fiato. Molly recupera un di 3 punti ferita, quindi 1. Sanchez recupera un di 3 punti ferita, quindi 2, riprendendo fiato. E dato che non aveva ancora agito prima del suo turno, il nostro Malopasso recupera un di 6 punti ferita, 4, ottimo. E vediamo le nostre carte loot. Allora, vediamo un po' che cosa ha trovato Molly. Molly ha trovato soldi, un di 6 per 25, nel suo caso il doppio per la sua abilità da prospector. Molly ha trovato 100, quindi 200 dollari. Mettiamo qua. Sanchez ha trovato un di 6 per 50 dollari. 50 dollari. Che mettiamo qua. E Malopasso ha trovato 25 dollari. Quindi si trovano tanti soldi qui. Mettiamo i 25 dollari di Malopasso qui. E finalmente abbiamo finito questo combattimento. Quindi andiamo avanti. Hold Back the Darkness. Riesce. Molly si sposta di 6 ed esplora questa nuova stanza 1 e 2. Vediamo che cosa ci riserva il dungeon. A Royal Tunnel. Rieccoci qui. Rimettiamo Molly qua. Questa è l'esplorazione della stanza. Mettiamo un segnalino esplorazione. Ho spostato nuovamente il dungeon per farlo rientrare nella telecamera. E spostiamo questo segnalino di 1. Tocca a Sanchez, che si muove di 3. 1, 2 e 3. E infine tocca al nostro fido prete, che recupera i suoi due punti fede. Si muove di 3. 1, 2 e si ferma qui. E usa il suo potere per provare a curare se stesso, perché è avido. Tira un 4, quindi devo usare un punto fede per incrementare il tiro. Recupera un punto ferita e fa 10 punti esperienza. Vediamo il segnale di esplorazione che cos'è. Ci sono due porte e due carte incontro. Tiriamo per le due porte. Ricordiamo che al 4 più sono cieche. C'è una sola uscita che si trova in bilico. Si troverebbe qui, ma per una questione di far combaciare questo dungeon, facciamo che si trova qui. Forziamo un po' questa cosa, perché sarebbe difficile costruire il dungeon dall'altro lato, visto che ci sono ancora due aree da esplorare. Beh, quindi il dungeon continua e risolviamo due carte esplorazione. Cioè due carte incontro. Allora, prendiamo il mazzo di carte incontro. Dunque, la prima carta incontro dice, mettiamola qui davanti alla telecamera, Mangled Remains. C'è un poco identificabile cumulo di schifezze che probabilmente doveva essere un uomo un tempo. Non è una bella vista, e il odore è anche peggio. Se stavamo cercando qualcuno della nostra missione, non l'abbiamo più trovato, ma non è il nostro caso. Otherwise, ogni eroe deve fare un test spirito al 6 più. Se il test è riuscito, recuperi un punto kit, altrimenti ti prendi di 6 colpi orrore. Va bene. Molly è Spirit 3. Spirit 3, quindi deve tirare al 6 più. Oh! Molly fa tanti di quei tripli che avrebbe finito un'altra missione da orfan.
Quindi Molly non si spaventa, queste sono sciocchezze per una ragazzina come lei. Il nostro bandito, anche lui Spirit 3, e si spaventa, giustamente quello che soffre di più i colpi horror. Ah, intanto Molly ha recuperato un punto grit per aver passato questo test. Dunque, Sanchez subisce 5 colpi sanità, ne resiste uno solo, quindi subisce 4 punti sanità su 4 punti sanità su 8 che ne ha. E il nostro prete ha 4 di spirit. Vediamo che riesce a fare. Non ci riesce e quindi subisce 3 colpi sanità. Lui ha willpower 3 e ne resiste uno solo, quindi subisce 2 colpi, 2 punti sanità. Quasi quasi, visto che è generoso, usa il suo whisky a forza sul nostro amico bandito per fargli recuperare 4 punti sanità. Quando curi un altro personaggio con un oggetto, come in questo caso, fai 5 punti esperienza per ogni risorsa curata. In questo caso abbiamo curato 4 punti sanità, quindi il nostro prete fa altri 20 punti esperienza. E questa è stata la nostra prima carta incontro. Prendiamo la seconda carta incontro. Vediamo. Aspettate che ho preso il mazzo sbagliato. Allora, la seconda carta incontro, peschiamola. Vediamo che cos'è. Branching Path. Dunque. Sì. Fondamentalmente apre un'uscita qua, quindi è stato inutile metterla. E qui dice che la miniera appunto si divide e non possiamo vedere l'uscita di una stanza finché non esploriamo tutte. Ah, non possiamo andare avanti finché non controlliamo tutte le uscite di questa stanza. Inoltre dobbiamo tirare un D6. Al 4 più prendiamo un altro encounter. Tiriamo. No, per fortuna no. Quindi possiamo scartarle in realtà. Perché in una FAQ Jason, cioè il creatore del gioco, ha dichiarato che se non è specificato diversamente, questi tipi di tiri, tipo al 4 più pesca un'altra carta incontro, si fanno solo una volta. Non bisogna farli sempre. Quindi sì, ci sono due uscite. Mamma mia, questa linea è gigante. E allora cominciamo il nuovo turno. Hold Back the Darkness. Fallisce. E Molly si muove di 2. 1 e 2. E prova un test di scavenge. Che fallisce. Tocca a Sanchez, che si muove di 3. 1, 2, 3. E prova anche lui un test di scavenge. Fallisce. Infine tocca al nostro amico prete che recupera i suoi punti fede. Mettiamo queste carte un po' più vicine, così è più facile per voi vederle. E prova a muoversi. Si muove di 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Prova a curare Sanchez. Ci riesce. Sanchez viene curato di 2 punti ferita. E il nostro amico prete fa altri 20 punti esperienza. Buon per lui, visto che fa il suo dovere. Ricordiamo questa carta Darkness che ci sta aspettando. È il nuovo turno, Hold Back the Darkness. Fallito. Peschiamo la prima carta, Growing Dread. Che metteremo qua per il momento. Anzi, qua è più caratteristica. Molly si muove di 1. Quindi fa un punto grit. Sanchez si muove di 2, quindi fa un punto grit ed esplora questa zona. Vediamo che cosa si nasconde in quella mappa. Un piccolo passaggio.
quindi non ho bisogno di stoppare il video perché ce l'ho proprio qui davanti. Non so se si vede nella telecamera, penso di sì. Questo è quello che ha visto Sanchez. Ma lo passo, recupera i suoi due punti fede, prova nuovamente a curare Sanchez. Ci riesce. Sanchez recupera due punti ferita e Malopasso fa altri 20 punti esperienza, quindi gli leviamo questi 30 e gli diamo un gettone da 50. Malopasso prova a muoversi, si muove di 3, 1, 2, 3, ricordiamo che non possiamo esplorare altre zone finché non esploriamo tutte le uscite di questa stanza. Bene, nuovo turno, Hold Back the Darkness. Mi sa che questo forestiero che ha comprato questa miniera ha fatto un gran bell'affare. Fallisce. Ah, devo muovere questo di un altro segnino perché abbiamo esplorato qui. Molly prova a muoversi, fa uno, farebbe un altro grit, ma è già al massimo, si ferma semplicemente qui ed esplora quest'altra stanza. Vediamo che cosa troviamo. No, non ci posso credere. Un altro corridoio. Questa volta un po' più grande. Questo è quello da 2, no, quello da 3, questo qui. Wow! Sanchez prova a muoversi, si muove di 6 e prova a esplorare questo lato qui in fondo. E mi sa che devo muovere ancora di più. No, non ci posso credere. Ho pescato un altro corridoio. Intanto dobbiamo spostare questo di qua e con quest'altra stanza spostiamo questo di qua. È un corridoio da 4. Wow. Da 5? No, da 5. Ok. E questo, quello da 4, questo qui. Wow. Mi dispiace che la telecamera è limitata, ma adesso faccio una cosa. L'allontano un po' solamente per mostrarvi quanto... In realtà solamente a metà di questo dungeon stia diventando gigantesco. Ora vediamo se riesco un po' sollevandola a farvi vedere qua la situazione del tavolo. Cioè guardate quanto si sta stendendo questo dungeon. Tra un po' non basterà più il tavolo. Rimettiamo la telecamera a posto. Ecco qua. Perfetto. Beh, sono costretto a fare un po' di spazio qui. Mettiamo a questo punto i segnali di esplorazione qua. Dobbiamo fare un po' di spazio qui e spostare l'intero dungeon in modo che sia possibile farlo entrare nella telecamera, così così dovrebbe essere sufficiente per il momento, vediamo. Sni. Beh, andiamo avanti. Il nostro prete prova a muoversi. Si vede? No, tirato fuori schermo, ritiro. Recupera i suoi punti fede. Si muove di 5. E... quasi quasi fa 1, 2, 3, 4 e 5 e nuovamente prova a curare Sanchez. Ci riesce, spende due punti fede, cura due punti ferita a Sanchez e fa altri 20 punti esperienza. È un nuovo turno, Hold Back the Darkness, fallito, prendiamo una carta Darkness. Mi sa che falliremo questa missione semplicemente per la grandezza della miniera. A Dark Future. Ogni eroe tira un D6 per ogni mutazione che ha. Ma non ne abbiamo, quindi siamo tranquilli. Meno male. Molly per prima si attiva, prova a muoversi. Si muove di 4, prova a raggiungere di nuovo il gruppo. 1, 2, 3, 4. Si ferma qui, prova a fare uno scavenge. Ma non ottiene 6. Sanchez si sposta di 1, quindi fa un segnalino grit che significa che ha fatto un'altra dinamite. Quindi Sanchez è arrivato alla somma di 4 dinamite. Pronti a lanciarle per fare un massacro. E a questo punto prova a fare scavenge. E non trova niente. Il nostro prete recupera i suoi due punti fede, prova a muoversi.
si muove di 3, 1, 2, 3 e prova a curare se stesso. Ci riesce, spende un punto fede, recupera un punto ferita e fa 10 punti esperienza. Quindi va, ne ha fatti, sa che è in gran vantaggio, si ha 300 punti esperienza, mentre gli altri eroi ne hanno in questo momento guadagnati in questa avventura 120 il bandito e 110 l'orfana. Bene, un altro Hold Back the Darkness che riesce. Molly si muove di 3, 1, 2, 3, prova a fare uno scavenge, ci riesce, fa 10 punti esperienza e pesca una carta scavenge. Si vedono? Sì. Rivediamola. Emerging Darkness, questa è una carta Darkness. Wow, non è andata bene. Purtroppo non è andata bene. Vediamo la carta Darkness che dice. La carta Darkness dice, di nuovo, fatemi vedere se ho scartato bene, sì. E di nuovo quella dei ratti, quindi ogni eroe guadagna 20 punti esperienza, ma subisce 2 punti corruzione. E poi deve fare un test di agilità 4 più per vedere che non perda segnalini sidebug. Allora, facciamo prima i test di agilità, che mi sa che la prima volta forse li ho pure scordati. Allora, Molly lo passa. Sanchez ha 2 di agilità e lo passa. Mentre il nostro amico Prete ha 1 di agilità e fallisce il test. E quasi quasi spende un grit per tirarlo. E ci riesce. Dopodiché ogni eroe subisce 2 punti corruzione. Molly li resiste a 3 e ne subisce 1 e va a 3. Dopodiché Sanchez ne subisce 1 che è sufficiente a farlo mutare. E allora dobbiamo andare a tirare la mutazione di Sanchez. Vediamo che cosa succede al povero Sanchez. Tiriamo 2 dadi, il rosso è contato come come il dado delle decine. Abbiamo fatto 54. Che mutazione avrà colpito Sanchez? Mutazione numero 54. Fuso con un oggetto. Scegli un oggetto che stai portando che necessiti una o due mani. Da adesso quell'oggetto deve essere assegnato ogni turno. Si è fuso con la pistola. Se non si opera, non può venderla, non può utilizzare altri tipi di armi, eccetera. Quindi, se Sanchez aveva intenzione di utilizzare altri tipi di armi, questa è una mutazione un po' seccante. Quindi, scriviamola fuso con la pistola. Sanchez, paranoico e fuso con la pistola. Mutazione numero 54. Ok. Bene, tiriamo i due segnali di corruzione per malopasso. Gli fallisce entrambi, quindi subisce 2 segnali di corruzione e anche lui è quasi mutato. Wow, ogni eroe fa 20 punti esperienza, almeno. Che brutta questa carta Darkness, ricordiamo che è stata causata da Molly. Scusatemi! A questo signore che ci sta doppiando, ci sta triplicando sull'esperienza, mettiamo un altro 100 qui. Bene, quindi agito Molly, agisce Sanchez, che fa un bilico. Sanchez fa un 4, 1, 2, 3, 4, abbastanza per esplorare l'altra stanza. Spero non sia un altro corridoio. No, per fortuna non è un corridoio. Waterfall Room. Andiamo a prenderla. Amici miei, rieccoci. Per esigenza di spazio ho dovuto spostare l'intero dungeon verso sinistra. Non potete vederlo adesso. E Sanchez ha esplorato questa stanza e mettiamo un segnale di esplorazione. Il nostro prete recupera il suo punto fede.
e si muove di 5, 1, 2, 3, 4 e prova a curare Sanchez del suo ultimo punto ferita. Ci riesce, fa 15 punti esperienza e Sanchez ha recuperato tutto. Spostiamo anche il nostro segnalino qui. Sanchez ha recuperato tutto. Abbiamo perso talmente tanto tempo a vagare per i corridoi infiniti di questa miniera che Sanchez ha recuperato tutto. Bene, rivediamo il segnalino esplorazione. Ha una sola uscita con un segnalino in conto e indizio. Questo significa che finalmente abbiamo trovato un vicolo cieco. Allora, in questo tipo di missione, quando troviamo un vicolo cieco, ignoriamo il risultato del segnalino esplorazione, quindi invece di pescare due carte incontro, tiriamo un dado. Mi sembra che ignoriamo il segnalino esplorazione, non ne sono sicuro, un attimo che do una controllata, meglio perdere un po' di tempo che fare un errore. Sì, non c'è scritto. No, in realtà aggiungiamo qualcosa forse. Tiriamo un dado per vedere se dobbiamo aggiungere qualcosa a questa stanza. 3. Sì. Dobbiamo aggiungere un incontro, cioè dei mostri. Quando questo accade, significa che dobbiamo prima di tutto risolvere le due carte incontro. Quindi peschiamo la prima. La prima carta incontro dice Dusty Crates. Mettiamo a fuoco. Allora, la stanza è piena di casse impolverate e barili. Potrebbe esserci qualcosa di utile. Allora possiamo scegliere. Possiamo provare ad aprirli. Si fa un test di forza. Tutti gli eroi fanno test di forza. Per ogni 5 più facciamo 10 punti esperienza e prendiamo una carta loot. Ma per ogni 1 c'è un ambush attack di 3 non morti. Possiamo anche ignorarla. E vabbè, noi ci proviamo. Chi non risica non rosica, peggio ci crepiamo. Dunque, vediamo, Molly ha 3 di forza. Quindi deve fare 5 o più. Spende un punto grit per ritirare. Fa ben 2 carte loot. Sì. Fa 20 punti esperienza più 2 carte loot, 40, fa 60 punti esperienza e ottiene 2 carte loot. Speriamo che sia qualcosa di buono. Vediamo qua. Ottimo, queste casse eccetera. Allora, la prima sono 50, quindi per lei 100 dollari, e la seconda 100, quindi per lei 200. Allora abbiamo fatto 300 dollari. E ricordiamo che lei raddoppia, quindi vediamo questi due diventano 500, lei raddoppia l'oro e le Darkstone trovate, grazie alla sua classe. Sanchez, anche lui con la sua forza 4 vuole tentare di trovare qualcosa. Speriamo non facciamo, però Sanchez non è appunto scritto. Vabbè, dai, proviamo. Sanchez ovviamente va a fare 2-1, il che significa che viene circondato da 2 di 3 Hungry Dead, nel suo caso ben 5. Bravo Sanchez! Sanchez circondato da 5 non morti, che ricordiamo attivano in questo caso questa carta. Mi sa che qui non ci potrebbe stare. Il nostro Preacher fa il suo test, 3 dadi, fa un 1 e un 5, quindi viene circondato da 2 non morti, ma ha trovato una carta loot. 2 non morti che sono messi qui. La carta loot, questo perché siamo un po' avari. Allora,
La carta lutte. Oh, una carta ghia. 20 punti esperienza per il nostro prete, che è sempre l'unico che finora trova artefatti, oggetti. Vediamo che carta gear trova il nostro prete. Ha trovato una pistola. The Falling Gunfighter's Pistol. È una pistola con raggio 3, 3 colpi, che lui non può utilizzare perché non è uno shotgun. Una volta per turno puoi subire 3 ferite ignorando la difesa per aggiungere più 2 danni a un colpo utilizzando questa pistola. E a questo punto, visto che ce l'ho accanto, direi che, tranne se il mio amico Manlio non è d'accordo, io darei questa pistola al nostro amico bandito, che così può utilizzare 2 pistole. Quando si usano 2 armi da fuoco c'è una penalità. La penalità è che non si possono ottenere colpi critici quando si attacca con queste armi, ma in questo modo, tra non poter fare colpi critici ma poter fare 5 attacchi, il potenziale offensivo di Sanchez cresce tantissimo. Sanchez sta diventando veramente il protagonista di questa avventura. Comunque, scartiamo questa carta e prendiamo la seconda carta, esplorazione. La seconda esplorazione dice: Void Lair. Tutti gli eroi in questa mappa devono fare un tiro maggiore di un punto per colpire. In più, tira un D6. Abbiamo fatto 6. Non succede niente di particolare. Ci sono delle sacche tipo uova di... Quindi in questa mappa qui, ma non in questa qua dietro, gli eroi devono ottenere un più 1 per colpire con i loro attacchi. È più difficile colpire. Sta abbastanza seccante. Mettiamo la carta qua. E infine, per chiudere, dato che siamo in un vicolo cieco, dobbiamo pescare una carta incontro. Eccola qua. Wow! Incontriamo dei Tredarran Riders. Quanti di loro? Tiriamolo. 3 di loro. Che cosa sono i Tredarran Riders? C'è una dimensione che si chiama appunto Tredarra, in cui degli alieni, che sembra siano uguali agli uomini se non per il fatto che hanno 3 occhi, sono in costante guerra. Faccio vedere una delle loro miniature. Questo è un rider. Sono in costante guerra proprio a causa delle Darkstone. Loro però non sono in ambush, quindi li mettiamo qua. Esistono varie fazioni di Tredarran, e quindi adesso che abbiamo pescato un incontro contro i Tredarran, la prima cosa che dobbiamo fare è di pescare una carta per vedere di che fazione sono. Queste, come vedete, sono le carte fazione, si interrompono qua. Noi prendiamo per esempio questa, che ci dice che sono della Union, quindi non hanno nessun bonus extra. D'ora in poi, se dovessimo incontrare in questa mappa altri Tredarran, sarebbero tutti di questa fazione Union. Tredarra, dicevo, è una dimensione ferma più o meno alla Prima Guerra Mondiale, un mondo fermo alla Prima Guerra Mondiale, dove l'intero mondo è in guerra a causa delle Darkstone, in quanto tutte le nazioni vogliono approvarsene, chi per un motivo o per un altro. Questi tipi di unità, i Riders, viaggiano tra le dimensioni a caccia di Darkstone, che è quello che stanno facendo questi signori qui. Vi faccio vedere la scheda dei Tredarran Riders. Aspettate che la prendo. Eccoli qua. I Tredarran Riders sono belli ostici. Iniziativa 5. Un eroe che si muove adiacente. Ogni eroe che finisce il suo movimento adiacente a un eroe subisce un punto corruzione. Hanno una pistola. Hanno assalto, che significa che ogni turno attaccano a distanza e in corpo a corpo. E in più, quando un eroe viene messo KO da loro, perde un D3 Darkstone. O oggetti con il simbolo Darkstone. Insomma, queste sono le loro caratteristiche. Ve li lascio qui, così forse più o meno potete continuare a leggerli. Mentre
i non morti che avevate già incontrati, forse ve li ricordate. Comunque vi faccio rivedere la loro scheda. Aspettate che la prendo. Hungry Dead. Eccoli qua. Potete fermare il video e leggere le caratteristiche, oppure leggerle da qui. Dovreste essere in grado di vedere. Allora, questa carta, come prima, ci dice che i nemici sono in ambush, hanno più uno combat, quindi i Tredarran fanno una bella festa a Molly. Addio Molly! Wow! Allora cominciamo. Dato che sono in ambush, i Tredarran hanno 7 di iniziativa. Prima facciamo un Hold Back Darkness. È un doppio 4, quindi significa che cadono dei massi che feriscono tutti. Molly subisce 6 colpi, proprio il momento migliore per questo, subisce 6 colpi e quindi subisce 3 ferite. Sanchez subisce 2 colpi, ma li resiste, e Malopasso subisce 2 colpi e quindi subisce 2 ferite. Cominciamo con i Tredarran. Allora, i Tredarran, come dicevo, hanno assalto. La trench pistol ha una gittata di 5. L'unico 1, 2, 3, sì, l'unica persona gittata in questo caso è Molly. Quindi ognuno di loro ha un colpo che colpisce al 3 o più. Molly viene colpita 3 volte. Vediamo se riesce a schivare i colpi. Ne schiva 2. Il colpo che la ferisce le causa un D6 ferite. 4, perché la trench pistol fa. Quindi è quasi morta, e ha 7 ferite su 8. Wow. Dopodiché sempre i Tredarran Rider le fanno. Hanno un più 1 combat per la carta stronza che abbiamo preso prima, quindi hanno 3 attacchi l'uno, 9 attacchi. Non credo che Molly possa sopravvivere a questo. 3 attacchi che colpiscono al 4 più. Hanno colpito 4 volte, Molly prova a difendersi. Si difende 3 volte, prova con un punto grit il colpo di fortuna, vediamo se riesce a ottenere 2 4 più. Difficilissimo, ma in caso sopravviverebbe. Purtroppo ne fallisce uno e quindi Molly ci saluta, ma usa la sua abilità di partenza per ritornare in vita, che ricordiamo che parte con un segnalino revive. Bene, a questo punto tocca a Molly, che prova a muoversi. Ritiriamo l'erambilico. Ah, ritornando in vita a un punto grit, prova a muoversi, si muove di 1, fa un punto grit e prova ad avvicinarsi al gruppo mettendosi qui e tenta di attaccare questi due, colpendone uno una volta e causandogli 4 meno 3 di difesa, una sola ferita. La vedo dura, molto dura. E quindi il turno degli zombie, perché hanno iniziativa 3. E allora ci sono 4 zombie su Sanchez che fanno 2 attacchi l'uno, visto che la carta gli fornisce un più un attacchi. 8 attacchi su Sanchez. A questo punto quasi quasi il nostro prete prova a lanciarsi uno shield of fate su se stesso, che non riesce. Quindi Sanchez, dicevamo, subisce 8 attacchi che colpiscono al 4 più, viene colpito ben 7 volte, prova a difendersi, subisce 12 punti ferita, in quanto gli zombie fanno 3 punti ferita a colpo. Gli zombie su
sul nostro prete gli scaricano 6 attacchi, lo colpiscono 3 volte, il prete prova a schivare al 5+, viene colpito 2 volte, quindi subisce 6 ferite, quindi va a 8 ferite perse. Su, cominciamo veramente bene. E allora tocca a Sanchez, che è circondato da 4 zombie, deve fare 4 test di willpower, ne fallisce uno, quindi subisce 3 punti sanità. Prova a muoversi, fa uno che gli garantisce un punto crit, in ogni caso non può muoversi perché è proprio bloccato, e prova a lanciare, prova a fare l'eroe e a lanciare una dinamite qui. La gittata massima della dinamite è 3 più la forza, quindi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfetto, è proprio la gittata massima. Vediamo se riesce a colpire. Non colpisce in quanto ha un meno 1 a colpire. Aspetta, Sanchez si trova tra i due tasselli, quindi si può considerare sia nell'una che nell'altra mappa, di conseguenza si considera qui e colpisce. Tiriamo per i danni. Questo 3 Terran, quello ferito, subisce 3 e quindi purtroppo va a 4. Però ne mettiamo un dadino, perché potrei voler ritirare con la... Mi sa che mi sono dimenticato, quando ammazzavo i ranghi, di fare i punti grit. Facciamo una prova, penso che io ne abbia ammazzati 4, li ritiro adesso. A 5+ ottiene un punto grit. Quindi ne ottiene 2 che posso tranquillamente trasformare in un nuovo segnalino dinamite. Visto che penso che è quello che avrebbe fatto. Mettiamo anche qua. Allora, ritorniamo ai danni. 3 danni su quel 3 Terran. 2 su questo. E 4 su questo. Che cavoli. Mentre su Molly, un danno. Il Molly se l'ha cavata bene. Quindi anche Molly si è subita una bomba di Sanchez. Purtroppo sono tutti feriti, ma nessuno di loro è morto. Quindi 2 feriti. Però quasi quasi possiamo provare a ritirare quantomeno questo con un punto crit. Per provare a ucciderlo basterebbe un 4+, ma no, addirittura facciamo di meno. Quindi questo qui subisce altre 2 ferite e siamo a 3. Questo ne ha subite 2 e questo ne ha subite 4 su 5. Purtroppo Sanchez ha fatto un'azione meravigliosa, ma non è riuscito a finirli. Peccato. Molly non ha fatto, finendo il turno a contatto, avrebbe dovuto fare 2 test di corruzione, li faccio fare adesso. Resistiti entrambi. Questo è stato Sanchez. Il prete recupera i suoi punti fede e, visto che la situazione è un po' pericolosa, direi che usa il suo Ancient Coin per recuperare... Sì, ci riuscirò? Difficile dalla mia posizione. Vabbè, ha usato l'Ancient Coin, recupera tutti i punti ferita in questo modo. Prima che che tocchi a lui, no, aveva speso tutti i punti ferita, quindi deve fare 1, 2, 3, 4, 5 test di volontà sulla per la paura. Subisce 3 punti sanità. Vedo che c'erano 2 qui, quindi erano suoi, hanno dovuto metterli qui sotto, quindi va a 5 punti sanità persi. E prova a lanciare uno smite per prima cosa. Se entra è un bel colpo, perché i zombie, ricordiamo, hanno difesa 4 ma un solo punto ferita. Lo smite ignora la difesa. Smite 8 su 9, che peccato. Fallito. Purtroppo lui è il prete con lo shotgun, non è il prete con i sermoni. Prova a muoversi e prova a sparare col suo shotgun, che non colpisce. Ti pareva.
Bene, è finito il turno. Possiamo fare un Hold Back the Darkness. Che fallisce. E questa volta Molly agisce prima degli stronzi. Prova a muoversi. Fa uno, che sarebbe sufficiente a fare un grit, recupera un punto ferita, ma è già al massimo. Resta lì dov'è. Poi si potrebbe muovere qui, anche se fa più corruzione, meglio. E prova ad attaccare. Fa un colpo critico e usa un grit per ripetere questo tiro per colpire. Che era un 2. Ma sì, era è che non aveva arrotolato. Non è banale, ma quasi. Non aveva arrotolato, quindi lo faccio vedere. Ok, è un fallimento. Usa il colpo critico su questo Tredarran che aveva 4 ferite, quindi ne basterebbe una ucciderla. Il Tredarran ci saluta. E Molly fa 35 punti esperienza. Che metto qui sopra, dove non potete vederli. Tocca ai Tredarran. I Tredarran sparano i due colpi di pistola a Molly. Ah, Molly deve fare due test di corruzione, perché è finito vicino ai Tredarran. E subisce un punto corruption, quindi a 4 su 5, anche lei è prossima a mutare. E detto questo, i due Tredarran provano due colpi di pistola su di lei. La colpiscono tutte e due le volte. Molly prova a schivare. Li schiva entrambi, per fortuna. Dopodiché fanno i loro 6 attacchi, visto che la carta gli garantisce un primo attacco. La colpiscono 4 volte. Molly prova a schivare. Ne schiva 3 e quindi subisce 3 ferite. Tocca a Sanchez, che subisce 4 hit sulla sanità per la paura, ne resiste 2, quindi va a 5 punti sanità persi e prova a muoversi. Fa un 1, non può muoversi perché è circondato, però fa una cosa un po' particolare. Sgancia una dinamite. Purtroppo così colpire. Sì. La sgancia sul prete, proprio sopra di lui, che è abituato a ricevere i colpi di dinamite di Sanchez. Vediamo se colpisce, deve fare 5 o più. Prova a ripetere con i suoi occhiali. Ha colpito. E allora? 1, 2, 3, 4 e 5 zombie ci salutano. E Sanchez fa 100 punti esperienza, più tira 5 volte per vedere se recupera grit. Recupera, questo lo ritiro perché è invinto, non recupera grit, peccato. E il prete subisce 6 ferite. Scusami prete, ma è stata una buona azione. E lui stesso viene anche colpito e subisce 6 ferite. Wow! Quindi Sanchez ha perso la bellezza di 18 punti ferita su 22. È quasi morto. Però ha fatto un'azione che può veramente salvare la partita. Il prete è passato iniziativa 1 a causa della ferita, quindi dell'injury che si è preso prima, quindi i zombie agiscono prima di lui e fanno i loro 4 attacchi su Sanchez. Speriamo che Sanchez sopravviva. Siamo a corto di bende. Sanchez viene colpito 3 volte. Sanchez prova a schivare. Usa un punto grit per ripetere questi due tiri. E Sanchez eroicamente evita i colpi di tutti e due gli zombie. Tocca al prete che recupera i suoi punti fede. Prova subito a curare Sanchez. Ci riesce, per fortuna, quindi cura 2 punti ferita a Sanchez e fa 20 punti esperienza.
attacchiamo 50 e recuperiamo 30. La dinamica di Sanchez è eccezionale contro gli zombie. E abbiamo finito questo turno, ne è uno nuovo, forse ce la stiamo facendo, è incredibile. Tiriamo per Hold Back the Darkness. Questo è un bilico. 8 riesce per fortuna. Dunque, si attiva Molly per prima, che recupera un punto ferita. Si muove, bilico, si muove di 3. Facciamo 1 e 2. E prova ad attaccare questo Trevernan, colpendolo una volta di critico e causandogli 5 ferite che sono sufficienti a ucciderlo. Brava. Il che le fa guadagnare 35 punti esperienza. Che mettiamo qua e poi faremo il conteggio alla fine. E finisce il suo turno e quindi non deve fare queste corruzioni. Questo Trederran a questo punto non è più ingaggiato, quindi potrebbe addirittura ingaggiare il prete. Vediamo chi ingaggia. Allora, il colpo di fuoco viene randomizzato tra 1, 2, 3 molli, 4, 5, 6 il prete. No, 1, 2 molli, 3, 4 Sanchez, 5, 6 il prete. È sul prete, quindi si deve avvicinare. In realtà dovrebbe... No, non lo può fare perché deve attaccare in corpo a corpo per forza molli, ma può sparare un colpo al prete. Vediamo se lo colpisce. Lo colpisce. Il prete prova a schivare al 5 più e non ci riesce, quindi il prete subisce 4 ferite, va a 10 su 12 perché è quasi morto. Dopodiché attacca in corpo a corpo Molly, non colpendola. Tocca a Sanchez, che prova a muoversi, fa 6 e... Sanchez spara 5 colpi con le sue due pistole. Colpisce due volte e vediamo se riesce a ferire questi zombie. Primo zombie, niente. Secondo zombie, niente. Potrebbe decidere di farsi 3 ferite per uccidere uno zombie. E quasi quasi ne ha 16, andrebbe a 19 ferite. Uccide uno zombie perché utilizza l'abilità della sua pistola, che può subire 3 ferite per fare un più 2 danni. Quasi lo fa, appunto. 1, 2 e 3. E lo zombie ci lascia. E al 5 più facciamo un punto critico. No, però fa 20 punti esperienza. Altri 20 punti esperienza. Sanchez, che però ricordiamo è l'unico personaggio di livello 2. Tocca allo zombie che attacca Sanchez. Due attacchi, lo colpisce una volta. Sanchez prova a schivare il colpo e ci riesce. Avevo dimenticato di fare il test di sanità con Sanchez, che lo fa subito e lo fallisce, quindi subisce un altro punto di sanità. Siamo a 6 su 8. Bene, tocca al prete, che recupera i suoi due punti fede, decide di curare se stesso, ci riesce e recupera 2 punti ferita e fa 10 punti esperienza. Prova a muoversi, fa un 1, quindi recupera un punto crit. Si piazza qui in modo di uscire dalla penalità di meno 1 a colpire e prova a sganciare un colpo di shotgun che non colpisce, ma lui usa il punto crit perché vuole veramente liberarsi di questo zombie per fare un critico e quindi uccidere lo zombie. E allora il nostro prete fa 20 punti esperienza per lo zombie ucciso. Li possiamo eliminare e uccidere gli zombie. È un nuovo turno. Incredibile, ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Hold Back the Darkness. Fallisce. E prendiamo un'altra carta Darkness. E porca miseria. Di cosa si tratta? Whispering Voice. Ogni eroe subisce di 6 colpi orrore. Inoltre, un eroe casuale deve passare un test spirit 4+, oppure fare
oppure subire una madness. Wow. Allora, vediamo qual è l'eroe randomico. 1, 2, Molly, 3, 4, Antonio, 5, 6, il prete. E il prete. Allora, il prete deve fare un test di spirit al 4 più. Che passa, per fortuna. Quindi niente mutazioni. Però ogni eroe subisce un D6 col più errore. Quindi, visto che loro sono adiacenti, quasi quasi, per evitare che Sanchez muoia, il prete usa una tequila su di lui, facendogli recuperare 5 punti sanità. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi il prete fa 25 punti esperienza e consuma la tequila che gli era stata offerta. Dopodiché, allora, Molly subisce 6 punti orrore, tira sulla sua volontà e ne subisce uno solo alla fine. Poi Sanchez subisce un punto orrore per fortuna e lo resiste, mentre il prete subisce un punto orrore e lo resiste. Ottimo, è andata bene. Scartiamo queste carte Darkness, è andata meglio di quello che pensavo. E Molly si attiva per prima, prova a muoversi, si muove di 2, decide di restare qui e di provare i suoi due attacchi in corpo a corpo su questo terreno. Recupera un punto ferita. Vediamo come va a finire. Lo colpisce una volta e usa un grit per provare a colpire un'altra volta, perché vorrebbe veramente finirlo prima che lui agisce, ma non colpisce. Il colpo andato a segno non fa nulla, perché ricordiamo a difesa 3. Il 3 Terran spara un colpo di pistola contro un bersaglio randomico, 1, 2, Molly, 3, 4, il bandito, sul prete, ma non lo colpisce, poi scarica i suoi 3 attacchi in corpo a corpo su Molly, colpendola 2 volte. Molly prova a schivare, e schiva un solo colpo, quindi subisce altre 3 ferite. Tocca al bandito, che si muove di 1, abbastanza da fare un punto grit, e prova a sparare con i suoi 5 colpi di pistola. I dadi rossi sono i 3 colpi della mano destra e i dadi bianchi i 2 colpi della mano sinistra, e non colpisce nemmeno una volta. Usa il grit per ripetere tutto questo tiro e colpisce una volta con la pistola speciale, causando 0. Infine tocca al prete, che recupera 2 punti fede e quasi quasi tenta uno smite. Potrebbe porre fine alla vita del Trelerran, ma fallisce. Prova a muoversi e prova a fare un colpo di shotgun. Che sia la volta buona? Sì, è un colpo critico, che causa 4 ferite, abbastanza da uccidere il Trelerran. Quindi, il nostro prete fa 35 punti esperienza per il Trelerran. Abbiamo vinto il combattimento, e quindi ogni eroe, possiamo levare questa scheda, e quindi ogni eroe pesca 2 carte loot, in quanto abbiamo affrontato 2 gruppi di mostri, e fa 40 punti esperienza. Quindi diamo 40 punti esperienza a Molly, 40 punti esperienza a Sanchez e 40 punti esperienza a Malopasso. E vediamo di che carte loot si tratta. La prima carta loot, si parla di Molly in questo caso, aspetta che faccio in modo che si veda bene, mescoliamo. La prima carta loot, un D6 per 50 gold, quindi 250 per lei, 500 gold. La seconda carta loot, 100 gold, quindi 200 per lei. Sono tanti soldi per Molly. Ma niente, artefatti, oggetti, però comunque 1200 dollari trovati così non sono male.
E scartiamo le due carte che ha pescato Molly. Dove le ho messe? Qui. Mescoliamo per Sanchez. Sanchez ha trovato un di 3 Daxton, vediamo quante, una, lui non ne aveva, e la seconda carta, un Gear, una carta Gear, speriamo sia qualcosa di buono o per lui o per qualcun altro. Allora, ho trovato un oggetto che può essere utilizzato solamente da eroi con l'abilità Law o Showman, che nessuno di noi ha. Però esiste la possibilità, se non sbaglio, esiste un oggetto che può dare il cognome Showman in città. Ogni volta che uccidi un nemico puoi recuperare un punto ferita o un punto sanità. È un gran bello oggetto. Non lo può utilizzare al momento, ma comunque glielo mettiamo qua. Ma proprio un gran bello oggetto. Al momento lo metto qua. Ricordiamoci che è di Sanchez. Poi dovrò fare un po' di spazio. Bene, andiamo al nostro prete che pesca 50 gold. Aggiungiamogli. Quindi leviamo le 50 e mettiamo le 100. E la seconda carta di 6 per 25 gold. Altri 100. 225. Bene ragazzi, questo dungeon è talmente grande che lo continuerò domani, perché si è fatto veramente tardi. Quindi buona visione e ci vediamo domani per la continuazione di questo dungeon. Vi faccio anche un breve resoconto per ricordarci domani in che situazione siamo. Abbiamo trovato finalmente un vicolo cieco di questo, di questa enorme miniera. Ci sono ancora, quando finalmente riusciremo a tornare indietro, abbiamo ancora ben 1, 2, 3, 4 zone ancora da esplorare. Quindi chissà se riusciremo a esplorare tutto questo dungeon prima che il segnalino dei mostri arriva all'uscita della miniera, impedendoci di continuare la missione. In ogni caso stiamo facendo un bel gruzzoletto. Ah, non ho tirato per ucciso il Tredarran, che è stato ucciso dal, ricordiamo che è stato finito dal nostro prete. C'è un recupero di fiato. Allora Molly, ovvero ognuno recupera un di 3 risorse. Molly recupera 2 punti ferita. Sanchez, che è quasi morto, ne recupera 2. Ma lo passo, anche lui quasi morto, recupera un punto ferita. Quindi, ricapitolando, per vedere un pochettino a che punto siamo, Molly ha guadagnato fino a questo punto, fino a questo momento, all'interno della missione, 100, 200, 220 punti esperienza. Aspettate che mi riscrivo. Quindi Molly in questo momento ha fatto 220 punti esperienza e ben 1200 dollari. Quindi Molly arriva a un totale di... Molly aveva 465 punti esperienza, quindi arriva a 685 punti esperienza e 2300 dollari. In più ha 4 punti corruzione e 6 darkstone. Sanchez ha fatto 300 punti esperienza e quindi va a 370, ha una darkstone, non ha, ha 0 punti corruzione e ha trovato 150 dollari, quindi va a 585 dollari. Ma lo passo invece ha fatto la bellezza di 100, 200, 300, 400,
525 punti esperienza, il che significa che passa di livello. E a questo punto io gli farei, vediamo quanti soldi ha. 200, ha fatto 225 in più, farò i conti successivamente. Però a questo punto, prima di staccare il video, direi di fare il level up del nostro prete, così recupera anche tutti i punti ferite e punti sanità prima del proseguio domani, e vediamo che abilità ottiene il nostro prete. Se non sbaglio, Maglio, ovvero il giocatore che gestisce Malopass, mi aveva già detto che abilità desiderava, ma non ne sono sicuro. Quindi intanto tiriamo sulla sua tabella il suo avanzamento, vediamo se si vede più o meno. Allora, l'avanzamento che fa il nostro prete è numero 7, più un di 6 punti fioritita e più un di 6 punti sanità. Ottimo. Allora, il nostro prete ottiene numero 2 punti ferita, bilico, e un punto sanità. Non è stato molto fortunato in realtà, però comunque ottimo che ha fatto 7. Quindi adesso passa a 14 punti ferita e 11 punti sanità totali. L'abilità che il nostro prete voleva prendere, se non ricordo male, ma gli chiederò prima del prossimo video, era Ancient Writing, ovvero più un punto fede quando ti trovi in un'altra dimensione, più uno max grit. Comunque devo vedere se è proprio questa abilità che voleva. Detto questo, interrompo qui il video, ragazzi. Ricordiamo anche che Molly ha 2 punti ferita e 1 punto sanità persi, Sanchez ha 17 punti ferita e 1 punto sanità persi e 3 segnalini dinamite, mentre il nostro Preach ha un segnalino dinamite e 3 Dark Zone. Ok, ho chiacchierato abbastanza, è un video già parecchio lungo. Ci vediamo nel prossimo episodio, domani cerchiamo di finire l'esplorazione di questo dungeon. A presto e grazie.